Avvocato, buongiorno e auguri. Tanti auguri. Ciao, auguri. Ciao, come tanti auguri. Stai? Tanti auguri, buon Natale. A te e a te. No? Francesco, buongiorno. Tripli, quadrupli. Ce la mettiamo tutta. Noi cerchiamo di darti tutto l'aiuto possibile. Grazie, grazie di cuore. Ciao, e buon Natale per tutta la famiglia. Ciao. Sì, fatela, però sì. Cioè, non so se riuscite a contare su di me, su queste. Perché se Luigi non... No, aspetta, che mi ha detto. Va bene, va bene. Poi ne parliamo giustamente, sì, certo, certo. Aspetta, direi che adesso siamo molto veloce anche. Vogliamo solo sempre. Aspetta, ecco, Gabriele. I miei parenti siciliani ti adorano, li hai conosciuti. Sì, li ho conosciuti. Buon Natale. Dottore, mi posso fare? Ciao, come stai? Ecco, no, no, io mi feci le 5 stelle sulla mi ricordo me la volete fare, Dario? Scatto io. Dai, te la scatto, vai, vai. Voglio bene, ma non ti mai come va? Bene, grazie. Eccoci qua. Dario, pure voi, guardate. Fatemi venire bella, mi raccomando. Questa fa... aspettate un attimino. Vuole fare brutto qualcun altro. Ecco qua. Facciamo oggi pomeriggio. Buon Natale, ciao. Grazie a te. Eccoci qua. Ciao, buon Natale a tutti. Ciao. Buon Natale. Ciao, ciao, come stai? Grazie. No, ma fatto il buon Natale, ciao. Andiamo, andiamo. Vai, vai, vai. Luigi, un amico ti posso aiutare? Sì, scusa, non sono Emanuele. Ciao. Buon Natale, ciao. Ciao, buon Natale. Buon Natale, ciao. Scusatemi, ecco. Perfetto. Ciao, buon Natale. Grazie. Saluti a tutta la famiglia, arrivederci. Sì? Un po' di... Oh, aspetta, fammi salvare. Sì, si dice di Alvin. Aspettando per me, eh? C'è giusto una bolla in mezzo. Cioè, sì, ma perché abbiamo iniziato a camminare, poi c'è giunto un po' di gente, poi c'è un sacco di gente. Per salutare tutti. Tu stai bene? Tu so, posso benissimo. Mi raccomando, buon lavoro sempre. Grazie. Ciao, ciao. Ok, perfetto. Sono mille persone in diretta. Sì, perfetto. Benissimo. Ciao, auguri, buon Natale. Buon Natale. Auguri per tutto, ciao, auguri, buon Natale. Ciao, Luigi, buon Natale. Ciao, ragazzi. Vai, 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 sei sempre in video. Ciao, ciao, buon Natale.
Andiamo, andiamo. Andiamo. Ciao. Fare tanti auguri. Anche a te. Quello che state facendo. Io ce la metto tutto. Perché comunque, oltre diciamo a quello mio, anche altre persone la pensano come me su quello che state facendo voi. Grazie davvero, eh. Buon Natale, grazie. Ciao, buon Natale. Buon Natale. Ciao, buon Natale. Ciao. Attenzione ai bimbi, eh. State attenti. Attenzione ai bambini. Buongiorno, scusateci. Buongiorno. Ciao, come stai? Piacere di vederti. Vieni, vieni, vieni con noi, ci siamo quasi così. Speriamo. Ciao, buon Natale, eh. Ciao, arrivederci. Buongiorno e auguri di buon Natale. Auguri di buon Natale. Stavo a fare un giro e si è creato. Auguri di buon Natale. Salutare con un abbraccio Alice Coppola. Ciao, ciao. Senza che entriamo. Ciao. Adesso ci spostiamo lì. Vediamo se siamo ok. Ciao. Stai impegnato. Ci siamo dopo. Tanto che sto qua. Volevo solo salutare. Andiamo. Venite da questa parte. Grazie. Vai, vai, ragazzi, non vi fermate, spazio, non vi fermate. Spazio, vai. Vai. Ci vediamo lì. Ciao, basta. Ciao. 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 Siamo qui là, siamo qui. Vieni, vieni, venite qui qua. Venite da qua. Le foto le facciamo via. Sì, 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 venite, venite. Non fate male a nessuno. Ok, 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 vieni Luigi, vieni, vieni, vieni. Falco dov'è? Recuperami Falco. Mettiamo qua poi dopo che andiamo sulla pensa. Luigi, io con l'Italia. Ciao. Ciao. Sì? Ok, fammi vedere. No, no, fai come vuoi. Piegalo come vuoi. Cristiano starà venendo. Ok. Come stai? Ci attardiamo un po' qui. Ci attardiamo un po' qui. Ok. L'altro giorno ci siamo visti al volo. Era complicato, era troppo casino. Fino, come stai? Stai bene? Stai bene? A posto? Buongiorno. Buongiorno. Come stai? Quale ricordo? Cioè? Felice? Ah, no, 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 saluto, dove l'abbiamo scattato? Questo a Indascuolo, quando ci sono in Dasci. Don Peppe Dià. Grazie, me la portate sempre. Questa è vostra, non la perdete allora. Facciamo gli auguri. Ciao. Gennaro. Madone. Ciao. Ah, ma tu sei qui? Accetto. Bene. Una delle prime che ci ha creduto. Ciao, dov'è? Dove stai? Stai. Auguri lui. Grazie. Sei un grandissimo. Tutto a posto? Sì, tutto a posto. Mi raccomando, combattiamo. Dobbiamo combattere. Ciao, presidente. La facciamo. Come stai? La facciamo. Ci portiamo i saluti. Salutatemi tutti, che poi tanto. Presidente, visto che non ci incontriamo solo in aeroporto, sono venuto a salutare di proposto. L'abbiamo fatta a vedere. Tutto a posto? E io le avevo detto, sì, scrivimi. A mezzogiorno a Piazza Primavera, e a mezzogiorno ero qua. E io sono qua. Prego, prego. Sì, ci ho portato con me. Ciao, come stai? Bene, tu? Tutto bene, bene, bene. Sì, presenti il presidente, ho portato un po' di amici. Ciao, tanti auguri, buon Natale. Oh,
carissimo, come sta? Sempre un piacere, 5 anni, ti ho visto tutti e 5 anni. E 5 anni, grazie sempre, grazie sempre a me. Presidente, posso salutare? Bacio forte, vai, fai le tue cose, senza, e ti pensano sempre. Grazie. Sempre l'amico Luigi. Così deve essere. Luigi, sì, sì. Facciamo una foto, veloce, una foto. Facciamo tutti. Una foto. Ah, lui. Vai, scatta. Una foto. Un po' di... Vai, fai una foto. Luigi, ti porto, ciao, bene, ti porto una Luigi, vedi? Chi è? Rosa. Ciao, ciao, buon Natale, comunque. Ciao. Ci vediamo, ecco, grazie. Vai, facciamoci più di qua. Un po' più avanti, così. Sì, andiamo più avanti. Venite tutti un po' più. Un po' più di spazio. Come stai? Sì, ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao, anche Salvatore. Eccola là. Sono qui. Piacere di vederti. Va bene. Buon Natale a te, Grazie sempre che ci siete. Staremo sempre. Grazie sempre. Ma un attimo. Sì, vai. Agrario? No, vabbè, la faccio l'intera. Ok, vai. Chi la scasta? Perfetto, vai. Grazie. Vai, arrivo ragazzi, arrivo. Vai. Scatta. Sì, ora ci sono stato. Ciaccio, te la faccio con cammella. Adesso con molte difficoltà avanziamo in quella direzione. Vieni. Vai. Ciao. Grazie, buon Natale. Fatta. Come stai? Bene? Combattiamo. Grazie. Fatta. Buongiorno signora, buon Natale. Buon spazio. Luigi, permetti una foto. Vai. Ok, perfetto. Grazie. Ok, ma l'obiettivo è andare lì. No, ci fermiamo un po' qui. Ciao. Perché almeno dici che? Sì, è un attimo. Sì. Dopo. Sotto il Babbo Natale. Grazie. Fermo. Ciao, buon Natale. Grazie. Ciao. Pagamento. Deve essere già Babbo Natale. Auguri in bocca al lupo. E sostieni il candidato di Grosseto. Quest'anno non ce l'abbiamo fatta. Un saluto a Samuele. Ciao Samuele. Luigi, fatti salutare. Sono di Venezia, io sono un amico di Avvise Maniero. Di Mira. Posso vai, facciamo. Lei sta per scattare, fai scattare. Elena la Rocca Venezia. Come no? Fatti salutare, sono dietro di te. Come stai? Ciao Luigi. Piacere di vederti. A tutte e due. Noi siamo in. Ma erano importanti, non vi vedevo insieme da un po'. State bene, tutto a posto. Se abbiamo qualche problema alle poste, ce ne abbiamo sempre. Grazie Luigi. Ciao, ragazzi, buon Natale, poi stiamo un altro pezzino. Domani devo rientrare, poi ci rivediamo prossimamente, sicuramente. Ci rivediamo prossimamente. Sempre via WhatsApp. Sempre. Io ti ho detto scrivi se ti rispondo, così è stato. Va bene. Sei di parola. Vai. Ma siamo contro solo, girati. Lo so, me l'ha detto Dario. Girati qua, poi il cellulare. Non è il massimo. Ma se fosse stata una donna. Avvicina. Se fosse stata una donna, vedi come è successo. Se fosse stata una donna, probabilmente. Presidente, una donna. Hai le palle. Specialmente quando potrei riuscire a più di 4 stones. Va bene. Saluto perché devo andare a Napoli a fare gli auguri. Grazie a te. Scrivo. No. Io sono venuto apposta per te. Poi ci scrivo e ci sentiamo. Va bene, molto bene.
Aspetta, ciao, buon Natale. Pasquale, eccolo qua. Luigi, è il tuo ammiratore più piccolo, Luigi. Lui è un piccolo. Vai, vai, vai. Aspetta, metti la qua. Auguri, auguroni. Mi stacca, anche se io me la voglio fare pure. Adesso la facciamo. Una foto con il piccolo. 4 marzo. Hanno dato un'ufficialità. Pasquale. Pasquale. Lo sai come si chiama Pasquale? Lui. Vai, fatti la foto, vai Pasquale. Un po' di gente, le foto con i bambini sono importanti, le foto con i bambini. Pasquale, Pasquale! Ecco, grazie! Ciao. Grazie a voi, grazie. Vai, Luigi, ma ti stanno aspettando al centro! Adesso arrivo, ragazzi, dipende da voi, se mi fate passare io. Vieni, vieni, ti faccio la scorta, dai. Vabbè, lo facciamo dopo. Sì, sì, facciamo lo spazio. Fateli fare gli auguri al volo, perché poi dopo... Tanti auguri. Ciao Andrea, come stai? Buon Natale, eh? Ciao. Avanti, facciamolo passare, auguri. Luigi, grande, sei ciao. Come posso fare una foto per te? Guarda là. Luigi è pronto, Auguroni. Mamma mia. Ciao Alessandro, arrivato. Ciao, auguri. Ma c'è ancora tanta gente. Vieni amore. C'è il sole nella macchina però. Vai al contrario, al contrario. Vado? Ecco. Rosaria, la posso fare anch'io con te? Prego, signora. Saluta. Rosa, la posso fare con te? C'era il video, Rosaria. No, l'abbiamo fatto. L'abbiamo che fatto. Cosa? C'era il video, aspetta. Orsola, però pratica di voi. Orsola, fammela anche a me, Orsola. Vedi allora il video. Luigi. Vai a governare. Combatte ancora su. Torni giù? No, torno su. In bocca al lupo, sentiamo. Cioè, che non è una cosa. Luigi Orsola ci fa un'altra foto. Aspetta. Vai. Ok, un'altra foto. Guardatemi, un attimo solo, piano piano, facciamo attivare. Vuole fare una foto? Cosa sta facendo? Ciao. Molto piacere. Vuole fare una foto? Ah, come no? Ragazzi, hanno fatto. Vedi, la faccio io. Sentiamoci la foto, tramite Assia, la vengo a trovare magari. Sì. Chi la devi fare, ragazzi? Non lo so. Facciamoci un selfie. Vai, stretta di mano. Arrivo, ciao, buongiorno. Vai col selfie. Vai. Anche noi. Vai, vai. Ok, oh, grazie. Facciamo. Ciao, come stai? Piacere di vederti. Luigi, con Rosario ti faccio io un giorno. Vai, Rosario, guardami. Luigi. Sì, dottoressa, grazie. Un attimo, una alla volta facciamo tutto. Aggiudichiamo. Rosario, mettiti vicino, vai. Aggiudichiamo questa foto. La prima linea, quelli della prima volta. Questo giovane, questo giovane. Vai. Però... Vabbè, qualcosa verrà. Ok, Luigi. Sì. Ok, davvero prendete per il Eccolo. Oggi ci stai scherzando. Vai, facciamolo. Non scappare, come Luigi, no? Però. Come no? Come stai? Non sta qua, non può scappare, è possibile. Sì. Ci sei? Io sono troppo contento. Grazie a lei.
Vieni tu al posto mio, se non vieni peggio. Grazie, grazie. Forza, grazie, grazie davvero. Saluti a tutti. Sì, grazie. Un saluto ai tuoi. Sì, sì, ciao. stanno qui. Vai, aspetta, dimmi subito. Ma non ti muovere. Ciao, uno di là. Allora? Bene, pronti per combattere, mi raccomando. Vincere da Crispano. Ciao Crispano. Ma tu moderai facendo di entrare per il buio. Oh, non vi moderate. Da 5 anni che ci facciamo. No, ma 5 è relativo. Ma 5. Dobbiamo andare avanti. Aspetta, adesso lo stiamo da qua. Allarghiamoci un attimo, aiutateci Walter. Vai, poi un po' di pratica scatta, un po' il momento. Dobbiamo sentire, perché vederci come vedi è complicatissimo, però ci possiamo sentire telefonicamente e ci organizziamo per quello che vuoi. A proposito, scusa, così aggressiva la convittisce. Può essere un po' meno aggressiva, altrimenti è difficile. No, me lo stavo parlando. Aspetta, vai. Ragazzi, vieni qua, scusate. Buone feste. Vuoi che ti faccio una foto, Dobbiamo fare un po' di spazio, ragazzi, facciamo un arco un po' più largo, perché altrimenti non vede nessuno. Facciamo un semicerchio. Sì, ragazzi, io starò principalmente in giro per l'Italia, però qui dovete combattere voi, mi raccomando. Abbiamo parlato con tutte le regioni, poi vi coordinate con Valeri. In mezzo alla strada, là la gente deve venire da noi, noi dobbiamo andare da noi. Se non c'è a parlare di documenti, è molto importante questa fase qua, non possiamo pensare che la gente venga da noi, noi dobbiamo andare da noi. Io questo sto facendo, cioè io non sto facendo tanti eventi di piazza.
sto andando nelle aziende, sto andando a parlare con gli imprenditori, sto andando a parlare con i leader. Non c'è il sole in faccia. Questa deve cambiare, questa modalità, se no ce la cantiamo e ce la suoniamo. Siamo al 30, lo portiamo oltre il 35, abbiamo vinto le elezioni e finalmente ce ne liberiamo. Oi, ciao, il Corriere della Sera, gli amici di Salerno, diciamo. Forza, grazie di aver salutato. Ciao, Giro. Allora, no, va bene. Allora, qual è l'obiettivo? Qui però facciamo un po' di spazio. Ci metti un po' più lì. Metti un po' più là. Dario. Sì. Devi fare un po' più indietro. Prova. Ecco, ora qui si sente meglio. Ok, perfetto. Ecco. Ti vuoi allargare un attimo? Esatto. Allargatevi un po'. Allarghiamoci un po', ragazzi. Andate un attimo. Più indietro, ragazzi. Facciamo indietro. Ma la tirata dalla parte. Dalla parte. Ragazzi, più indietro, salvate fare, proprio più indietro, ragazzi. Fate tutti due passi indietro. Ok, o due. Vai, pure voi che state in prima linea, vai, Salvatore, spingi indietro, spingi. Così, vai, così, perfetto. Buongiorno a tutti, mi sentite tutti? Sì. Allora, come immaginerete, abbiamo utilizzato una cassa e un microfono perché riuscire a parlarci uno a uno era diventato praticamente impossibile. Io volevo farvi i miei migliori auguri di Buon Natale e sicuramente anche di un buon anno che sta per arrivare, perché sarà un anno molto importante. Io 5 anni fa, il 23 dicembre del 2013, ho iniziato qui in questa piazza, penso con lo stesso microfono e la stessa cassa, in dotazione al gruppo di Pomigliano, la raccolta firme per presentare le liste alle elezioni politiche del 2013, perché allora noi dovevamo raccogliere le firme, oggi per fortuna non le dobbiamo raccogliere più in quanto siamo una forza politica affermata, e raccogliemmo tante firme in pochissimo tempo che ci hanno permesso di presentarci alle elezioni politiche del 2013. Ricorderete com'è andata, tutti pensavano che avremmo inserito 20, 30, 40 parlamentari, ne entrarono 163. Ora, allora, chi ci credeva era chi portava avanti il movimento il più possibile, ed era Beppe Grillo insieme a Gianroberto Casaleggio. Oggi siamo ancora di più, c'è Beppe, c'è Gianroberto che è ancora con noi, c'è Davide, ci sono tante persone che lo portano avanti, ma soprattutto ci siamo noi che siamo convinti del fatto che tutto è possibile. Noi ce ne siamo convinti in questi anni, è possibile battere le coalizioni con tante liste, è possibile battere partiti che hanno decine di milioni di euro di rimborsi elettorali. Nel 2013 siamo stati la prima forza politica del paese, oggi, dopo che per 5 anni ci hanno detto che stavamo per morire, siamo la prima forza politica del paese con oltre il 30%, e con questi numeri ci candidiamo a governare il paese al di là di quale sia la legge elettorale. Perché hanno fatto una legge elettorale per far mettere insieme Berlusconi e Renzi, ma Renzi è in caduta libera, Berlusconi ha un partito del 15%, fate voi i conti, ma io vi faccio presente che Forza Italia più PD non fanno 51% oggi, ed era questo l'obiettivo che dovevano raggiungere e non ci sono riusciti, perché quando fai una legge per favorirti, storicamente in Italia finisci sempre col penalizzarti. Oggi noi eravamo quelli da mettere fuori, e invece, come è successo in Sicilia 3 mesi fa, siamo al 35% e siamo la prima forza politica del paese. La Sicilia è stata la peggiore delle condizioni politiche possibili. Voto di scambio, impresentabili, avete visto che cosa è successo. Ma nonostante questo, noi abbiamo realizzato il doppio, più del doppio del risultato di 5 anni fa. Ora, alle politiche non funziona come in Sicilia, non c'è l'elezione del presidente. La maggioranza si trova in Parlamento, se raggiungiamo il 40 ce la facciamo da soli, se raggiungiamo oltre il 35, come sicuramente sarà, perché
questo è il risultato che ci poniamo e ci prefiggiamo, saremo gli unici a poter formare un governo, perché tutti gli altri tra di loro non riescono a fare gli incastri. Capite l'opportunità che abbiamo di fronte? Allora io quello che vi chiedo in questi auguri è che mancano 80 giorni alle elezioni politiche, circa 80, il 4 marzo si vota. Dopo il 4 marzo potrete riposarvi, ma nei prossimi 80 giorni mettete questa campagna davanti a tutto, perché riguarda i vostri figli, il vostro futuro e riguarda il futuro del nostro paese. Io e tutti gli altri, come abbiamo sempre fatto, faremo, metteremo questa campagna davanti a tutto, perché sappiamo qual è la posta in gioco. Non permettete a nessuno di dire che non ci riusciremo, perché come nel 2013 ci dicevano che non ce l'avremmo mai fatta ad essere la prima forza politica, poi ce l'abbiamo fatta, oggi vi dico che mai come in questo momento sento nel paese un grandissimo entusiasmo verso di noi, perché coloro che dovevano essere quelli che dovevano accopparci alla fine si sono accoppati da soli con le banche, con i conflitti di interesse e con i loro problemi storici, che sono quei problemi che non hanno cambiato il nostro paese. Non è che non ci siano persone di buona volontà negli altri partiti, il problema è essere liberi per fare le cose giuste o meno. Noi siamo liberi, anche liberi di sbagliare, ma in buona fede, e quando sbagliamo vorrà dire che chiederemo scusa. Io sono molto molto fiducioso, perché ho visto qual è il potenziale del movimento, so che cosa sappiamo esprimere quando spingiamo tutti quanti insieme nella stessa direzione, e se oggi siamo già al 30, nei prossimi mesi possiamo arrivare ovunque, ci dobbiamo soltanto credere. Ma l'obiettivo non è vincere, dobbiamo chiarirci su questo, lo voglio dire a tante persone che magari ci vedono e dicono: questo sta parlando solo di numeri, di vittorie. Il punto non è la vittoria, il punto è che io devo portare il movimento insieme a voi al governo per fare quelle cose che stiamo aspettando da 30 anni. Quindi quando immaginate la vittoria, non immaginate la sera in cui varcheremo il cancello di Palazzo Chigi, l'ingresso di Palazzo Chigi, non è quello il punto, quello è lo strumento. L'obiettivo è fare una politica per chi fa figli, perché siamo l'ultimo paese per nascite in Europa, perché siamo l'unico paese che non aiuta le famiglie che fanno figli, e dobbiamo cominciare a fare come la Francia, dove ti rimborsano gli asili nido, ti rimborsano la babysitter, ti rimborsano tutto quello che riguarda tuo figlio nei primi anni di vita. Perché siamo un paese che ha 10 milioni e mezzo di poveri, e i poveri sono anche quelli che lavorano, non sono i poveri come li immaginiamo nella nostra mente. La soglia di povertà riguarda 2/3 di persone che lavorano e che non riescono ad arrivare a fine mese, e quelle persone non devono avere assistenzialismo, devono avere un'opportunità attraverso i centri per l'impiego per formarsi per un lavoro più dignitoso e più remunerativo, che gli consenta di entrare in un mondo del lavoro per farsi una famiglia o per portare a fine mese la propria famiglia. E quello strumento si chiama reddito di cittadinanza, che serve a questo, non a dare soldi a chi non vuole fare niente. Quelli non ci servono. E poi dobbiamo fare un'altra cosa importante. Io ho visitato delle imprese qui intorno che sono fantastiche, io non so se lo sapete, ma non solo Pomigliano, Acerra, il Nolano hanno delle imprese a Casalnuovo, ci sono delle imprese che ci fanno grandi nel mondo, che esportano in tutto il mondo. Non è solo il nord, a cui riconosco, la Lombardia e il Veneto sono delle regioni traino dell'economia, ma ci sono dei poli aziendali industriali qui che sono enormi e che si stanno facendo grandi nel mondo. Perché in questo momento queste persone non hanno l'assistenza dello Stato? Perché in tutti questi anni ci siamo convinti di non avere queste potenzialità. Queste persone hanno bisogno, questi imprenditori, non di avere soldi per le loro imprese, ma di infrastrutture per portare le loro merci nei porti, per portare le loro merci negli aeroporti, per portarli negli interporti. Queste imprese hanno bisogno di un po' di abbassamento della tassazione. Un'altra cosa che dobbiamo immaginare quando andiamo al governo non è chi nominiamo ministro, quelli li conoscerete prima delle elezioni. Li nominerò prima delle elezioni tutti e conoscerete la squadra di governo del Movimento 5 Stelle con i suoi ministri, ma non è questo il punto. Il punto è un altro. Non è immaginare il ministro dello sviluppo economico, è immaginare un datore di lavoro che assume un dipendente. Quanto gli costa in Italia oggi? Io lo pago 1.300 euro netti
e mi costa più di 1300 euro a me, datore di lavoro. In Spagna ti costa 300 euro uno che paghi 1300 euro netti. Perché? Perché hanno convinto l'Europa a superare quel 3%, prendere un po' di quei soldi e metterli in manovre che abbassano il costo del lavoro, che non significa abbassare gli stipendi, significa abbassare quanto costa un datore di lavoro il proprio dipendente. E tutti gli imprenditori del Consorzio Il Sole, delle aziende del CIS, di Casalnuovo, delle grandi imprese di moda, mi dicono tutti la stessa cosa: noi siamo il Made in Italy, non potremo mai sostituire un artigiano con un robot, mai. Però ci dovete dare la possibilità di assumere, ci dovete dare la possibilità di assumere, perché tutte queste imprese non aspettano altro che assumere, hanno problemi di sottodimensionamento, stanno lavorando con grandi corporation in tutto il mondo, hanno problemi a pagare i dipendenti perché costano troppo. Che cosa hanno fatto in questi anni? Ci hanno fatto i voucher, ci hanno fatto il Jobs Act, perché invece di abbassare il costo del lavoro hanno abbassato le tutele del lavoro e così hanno detto che è aumentata l'occupazione. Io voglio dire ad un imprenditore che dice: ma io col Jobs Act almeno riesco a assumere, hai ragione, però la mia ambizione non è farti un contratto che abbassa i diritti del tuo dipendente, è abbassarti il costo in modo tale che tu gli possa fare un contratto con tutte le tutele che rispettano il dipendente e quello che tu stai assumendo. Quindi questo è il nostro obiettivo. Poi io lo so che tutti volete sentir parlare della legge che vi interessa, però questi sono auguri di Natale, se no non la finiamo più. L'unica cosa che vi dico è che credo di aver dimostrato con molta umiltà in questi anni che non ci sono mai energie limitate, che ci abbiamo messo tutte le energie e quanto ce n'era bisogno ancora di più ce le mettevamo. Ce l'abbiamo messa tutta e io vi prometto che non voglio e non vorrò avere nessun rimorso il giorno dopo le elezioni. Quindi da ormai mesi, da quando abbiamo iniziato questa legislatura, negli ultimi mesi dalla Sicilia e da dopo la Sicilia, io sono impegnato ad incontrare uno ad uno tutti i cittadini italiani che riuscirò a raggiungere, perché io so che tra di voi ci sono molti portavoce, attivisti. Non è il gazebo che ci permette di raggiungere le persone. Noi per raggiungere le persone dobbiamo chiedergli un appuntamento, raccontargli che cos'è il movimento e spiegargli chi siamo. E per spiegargli chi siamo non dovete per forza imporre un modello: il movimento è questo, se ti piace basta. No, voi gli dovete spiegare perché ci state dentro. Gli dovete spiegare perché stamattina state sottraendo tempo alla vostra famiglia, ai regali di Natale, per venire a fare gli auguri insieme a me. Gli dovete spiegare questo. Siamo una cosa stupenda perché tutti quanti insieme in questi anni abbiamo condiviso una tensione ideale. Non abbiamo condiviso affari, non abbiamo condiviso appalti, non abbiamo condiviso null'altro che una grande tensione ideale. E questa tensione ideale la dobbiamo trasferire a chi ci guarda con sospetto, a chi ci guarda con pregiudizio, ma ha ragione a guardarci così, perché in questi anni i media hanno dato una visione totalmente distorta di noi, non tutti, ma una buona parte. E io lo capisco, perché più conosco le persone più mi dicono: ma io non credevo che voi foste così, perché avevo tutt'altra impressione. E allora questa è la formula magica dei prossimi 2 mesi. Dovete riuscire ad ottenere questa frase alle persone: io non credevo che voi foste così, perché ci hanno raccontato nella maniera sbagliata e adesso è il momento di raccontarci in prima persona a più persone possibile. A più persone possibile. Poi, come ho detto più volte, noi abbiamo già vinto. Guardatevi indietro, non qui, negli ultimi 5 anni, guardatevi indietro pure qua, siamo un sacco di gente, ma guardatevi indietro negli ultimi 5 anni, ho fatto i conti, 90 milioni di euro restituiti degli stipendi di tutti gli eletti 5 Stelle, tutti, 90 milioni di euro, tagliati dagli stipendi di tutti gli eletti 5 Stelle, 46 comuni governati, 30% in meno di debito pubblico di quei comuni, tagliando le spese inutili, abbassandovi il debito pubblico e consentendovi quindi di avere delle agevolazioni sulle tasse sulla lunga distanza. Questa è un'idea di paese. Quando io la racconto ai tedeschi che mi dicono: ma che volete fare col debito pubblico? Guardate come amministriamo. Noi sicuramente abbiamo preso i comuni in pessime condizioni, ma io so che il nostro dovere è prima di tutto restituirveli con i bilanci a posto, perché così potremo cominciare ad abbassare le tasse e a migliorare la qualità dei servizi. E questo vale per i comuni, ma varrà anche per il paese, perché quando io incontro
Per esempio, i politici tedeschi, loro mi dicono: noi siamo preoccupati per il vostro debito pubblico. Pure io, perché l'ultimo governo ci ha lasciato 130 miliardi di euro di debito pubblico in più. Ma non sarà restando in questi limiti europei del 3%, del 2,5% che colmeremo il debito. Il debito si colma dando lavoro e investendo nelle infrastrutture. Aumenta il gettito e ripaghiamo anche il debito pubblico, ma soprattutto possiamo finanziare delle misure che danno lavoro ai nostri figli. Io prima ho fatto un'intervista con il Die Welt, che è uno dei giornali principali tedeschi. Ci sono anche dei fotografi qui che vi stanno fotografando e gli ho fatto vedere che bella comunità che siamo. Loro mi hanno detto: ma qual è oggi la forza del Movimento 5 Stelle? Cos'è cambiato rispetto a 5 anni fa? Perché è così forte ancora? Beh, io dico perché siamo rimasti coerenti. E tutte le volte che siamo stati tentati dal prendere una scorciatoia, quelle volte noi abbiamo rifiutato la scorciatoia. La strada è stata dura, ma se ci pensate, quelli che pochi mesi fa ci guardavano dall'alto verso il basso, dall'alto dei sondaggi, mentre noi stavamo un po' più giù, oggi sono quelli che stanno implodendo. E infatti noi li attaccavamo e loro non ci rispondevano, adesso ogni giorno c'è sto signore che è stato Presidente del Consiglio per 3 anni che mi attacca, e quello che è stato Presidente del Consiglio per 20 anni che mi attacca, e tutti quanti dicono che noi non siamo pronti a governare. Io una certezza ce l'ho, che loro saranno una sciagura se torneranno al governo, perché li abbiamo già visti, li abbiamo già visti al governo. E l'altra certezza che ho è che la competenza non significa solo conoscere della materia, quella è la base, ed è per questo che i ministri li selezioneremo tra i migliori di ogni settore, a differenza loro che ci mettevano quelli che gli portavano più voti o che avevano più potere sul territorio. Ma la competenza è anche, quando fai la riforma Fornero, preoccuparti di che fine facciano gli esodati e quelli che dovevano andare in pensione e non ci vanno più, non solo far quadrare i conti. La competenza significa che quando fai la buona scuola ti preoccupi di dove stai sparando in giro per l'Italia i docenti del sud Italia e quelli del nord verso il sud. La competenza significa umanità, e io se devo selezionare delle persone per questa squadra di governo non le selezionerò soltanto per i curriculum e per quanto sono bravi, ma anche per la sensibilità che mi dimostreranno quando affrontiamo i problemi, perché siamo tutti bravi a far quadrare i bilanci dello Stato, non ci vuole niente, tagli le pensioni, tagli la sanità, tagli l'istruzione e colmi il debito. Ma per questo non serve un governo, basta una calcolatrice, basta un computer, non serve un governo per fare questo. A noi serve gente. A noi servono persone che ci vogliano bene, che dimostrino umanità quando si occupano di noi. E questo è quello che ci serve nei prossimi mesi. Saremo una squadra umana al governo, ce la metteremo tutta. E per chi dovesse dire: ma come fai se c'hai solo 300 parlamentari o 250 parlamentari? Prima di tutto, se arriviamo a 300 parlamentari, come immagino, noi triplichiamo quasi il numero di parlamentari che abbiamo oggi. E questo è molto importante, perché probabilmente ne rientreranno 100 di uscenti e poi tanta gente nuova che sta per arrivare nel gruppo parlamentare. Tante energie nuove, nuove istanze. Ci saranno imprenditori, disoccupati, commercianti, ci saranno persone che vengono da vari drammi, che hanno perso il lavoro, pensionati. Ci saranno tante persone che arriveranno nel nuovo gruppo parlamentare e porteranno quelle istanze. Ma se non dovessimo avere la maggioranza assoluta da soli, non c'è problema. La sera delle elezioni facciamo un appello pubblico. Diciamo a tutti i gruppi: guardate, due sono le cose. O ce ne andiamo tutti a casa perché si torna a votare, oppure queste sono le nostre priorità per il Paese. Tasse, reddito di cittadinanza, abolizione di privilegi, pensioni, istruzione, sanità, scuola. Queste sono le nostre priorità. Ci state? Votateci la fiducia e in Parlamento approveremo le leggi che cambieranno questo Paese. Non ci state? Mi dispiace, voi i numeri non li avete, voi altri partiti. L'unica occasione di stabilità siamo noi. Vorrà dire che torneremo a votare. Io non credo che questi siano disposti a tornare a votare e a perdere la poltrona. Quindi io sono molto fiducioso sul fatto che ce la potremo fare e che potremo andare a governare questo Paese. Mi dovete stare vicino, perché io da solo non ce la posso fare. Mi dovete stare vicino.
mi dovete stare vicino e mi dovete dare una mano, come dovete stare vicino a tutti i portavoce, ai futuri candidati ministro e a tutti quelli che ogni giorno nelle istituzioni a vario titolo si battono per il Movimento 5 Stelle. Non è una vita facile, ma ce l'abbiamo quasi fatta, mancano 80 giorni e avremo la prova del 9 se questo paese vuole cambiare o vuole tornare al passato. Io credo proprio che voglia cambiare. Auguri a tutti. Presidente, ti saluto Alzano. Grazie.